Enjoy, signori. Rando qui con voi e quest'oggi siamo qui su Call of Duty Black Ops 2. Ragazzi, quest'oggi ci troviamo qui su Black Ops 2. In questo periodo è uscita la beta di Black Ops 3. Io, in quei giorni, pensate, in quei giorni in cui è uscita la beta, io ero a New York in vacanza. Ormai lo sapete, ve l'ho detto 50 volte, non ci ho fatto un video dedicato, penso che non lo farò per diversi motivi, ma comunque ve lo dico qua io. Sono stato proprio a New York, quindi non ho potuto provare la beta, non ho avuto proprio la possibilità di farlo. Quindi a questo punto sono indeciso se comprarlo o no. Io su YouTube Italia ho guardato tantissimi ragazzi della community, youtuber più grossi o comunque anche meno, che l'hanno fatto e ne hanno parlato tutti benissimo. Guardando in gameplay sembra figo, ci sarebbe qualcosa che da migliorare, ma comunque è molto figo. A me Call of Duty piace moltissimo e quindi oggi io continuo la mia serie, perché non è la più piaciuta sul mio canale, come sapete è Payday, Clash, possono essere le sfide magari con mia moglie, quelle sono, o i vlog sono più piaciuti, però comunque sia è una serie che a chi la guarda piace, poi a me in primis piace, ho voglia e voglio giocarci, quindi la serie dove devo vincere la partita in tutti contro tutti, anche su Black Ops 2, proseguirà finché non la vincerò. Come sapete non sono un pro, non sono neanche cesso, ma le partite in Black Ops 2 faccio più fatica a vincere in tutti contro tutti perché ci ho giocato molte meno ore che su MV2, mentre MV2 ho fatto la partita che ho caricato un po' di tempo fa, basta che andate indietro coi video, lo vedete ragazzi, ho arato i culi a tutti, cioè mi sono trasformato in un soldato impossibile. Ma detto questo ragazzi, vi invito a lasciarmi un commentino qua sotto per dirmi cosa ne pensate. E almeno 200 mi piace ragazzi, 200, sforziamoci raga, dai. Un'altra cosa che vi voglio dire, una serie che avevo intenzione di portare, non su Black Ops 2 perché ormai è stravecchio come gioco tra virgolette, ma su Black Ops 3. Black Ops 3, vi spiego, non so come funziona il diamante, ti spiego cosa intendo. Guardate, in pratica questa è la, come personal, tipo mettergli la personalizzazione dell'arma. Se noi dovessimo riuscire a fare tutti questi obiettivi ci sblocca l'oro, ok? Sull'arma il disegno, diciamo, è l'arma è dorata, è una figata. Se però noi riusciamo a fare, diciamo, l'oro a tutti i fucili d'assalto, ci diamanta l'arma praticamente. Vorrei fare una roba del genere, adesso non so come funzionerà su Black Ops 3, mi devo informare. Se qualcuno di voi lo sa qua sotto ditemelo nei commenti ragazzi. Nel caso bisogna fare una cosa del genere, vorrei fare tipo un Road to Diamond. Sarà una cosa figa magari su tutte le armi, magari non tutte tutte, magari i fucili d'assalto che sono quelli che uso di più e cose varie. Ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti di questa idea. Poi comunque arriverà anche FIFA e tutto il resto. Ma dopo 14 ore di intro passiamo subito alla partita, andiamo a arare i culi. Ne farò due o tre, vedo se vengono bene, le tengo, sono facci tagli e quindi ci becchiamo nella partita bella. Poi una cosa che io sto facendo stupida, che mi sono dimenticato, è di collegare il cavo Ethernet direttamente dal router alla console. Io perché non ce l'ho? Perché in pratica ce n'ho già uno che è collegato al PC, perché il PC magari gioco su CS con gli amici senza registrare, o comunque devo fare i video, o comunque devo scaricare i video, le cose, o devo navigare, comunque è più stabile come connessione. Questo è il punto ragazzi, quindi è questo il motivo per cui non ce l'ho attaccato. Io prima di registrare dovevo attaccarlo, mi sono dimenticato, quindi spero che tenga la connessione, ma in ogni caso sono 6 giocatori su 8, andiamo a vedere qual è la mappa. Speriamo che la connessione tenga ai 4, quindi niente scuse. Concentrato a bestia, andiamo a fare i culi. Andiamo a arare i culi. Eccolo là, aspettate che già. Allora, calma. 8 va bene, va benissimo, dai. Ok. Qua ragazzi, vedete, voi già dietro se ne spawna un altro. Occhio, l'ho visto. L'ho visto, calma. Madonna se sciotto. Madonna se sciotto. Comunque questo non è il miglior posto dove mettersi, sinceramente. Ma è meglio mettersi in posti tipo questo, a gestire gli spawn, a vedere qua se si scannano fuori. Diciamo già 2-7. Questi corrono come pazzi. Madonna che jump shot. Minchia le skill di random. Attenzione che ci sono le skill. La doppia. Sanguinario prende subito nella prima partita. Attenzione ragazzi. Random incazzato nero. Attenzione.
Questo mi ha fatto, 5-9. Dobbiamo solo trovare lo spot giusto, ragazzi. Solo trovare lo spot giusto. Ok, nice. Attenzione, elicottero stealth nemico in arrivo. Madonna che laggata, e poi l'elicottero stealth, cioè. Cosa? Da dietro? Vedete com'è che è però tutti contro tutti. Ti spawnano dietro. Questo mi ha fatto, 6-12. No, questa... ma... no, non l'ho visto. Ragazzi, non l'ho visto. Hai jacket cesso. Per tutti contro tutti non va per niente bene. Ok, get wrecked, mate. 2. Ok, nice. 3, nice. Double kill, my friend, double kill. Oh, nice, calma. No, dietro. 10-16, dai, buono, buono, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Proseguiamo. Proseguiamo, non molliamo. Qua mi ha preso, ragazzi. Qua mi ha preso, mi ha buttato dentro. Ok, nice. Lo sento di qua. Lo sento di qua. Ti puoi silenziare quanto vuoi, ma ho le cuffie, ragazzo mio. Questo... aspetta, calma. Calma che l'ho visto. Nice. Nice, my friend, nice. Aspetta che l'ho sentito. Questo c'ha il pompa. Questi col pompa probabilmente stanno cercando di diamantare pure loro. Aspetta, calma, calma. Calma che lo vedo, calma che lo sento. Eccolo qua, la merda. Qua proprio get wrecked, mate. Mamma mia, che rettata. Qua fuori, lo vado a rare. Calma. Headshot, bitch. Headshot, bitch. Oh. Qua ragazzi ho sbagliato. Qua ho proprio sbagliato clamoroso. Madonna! Minchia se lagga, ragazzi. Calma. Ma che palle, ce n'è sempre uno in tutti contro tutti. Comunque non è detta l'ultima parola. Guardate, ragazzi, che è pazzesco. La madonna. Vabbè, questa è connessione comunque, ragazzi. Pari a dire che... oh, che palle. Avete sentito gli spari? Io non li sono entrati. 18-24. Dai che... oh, sarebbe una cosa incredibile se riuscissi... ragazzi, io vedo che ho poco tempo. Ok, calma. Esci di qua, ti prego. Madonna, quanti headshot sto facendo, ragazzi. Calma, perché so che nasce qua, eh. Eccolo qua. Che non lo so io. Non parlo. Oh! Beh, nato di fianco, ma porca troia. Vai di UAV. 23-27. Ecco, lo sapevo. Questa non dovevo perderla. Questo probabilmente arriva qua ora. Now. Yes! Madonna, 25-18. Ragazzi, ho arato i culi. Era la prima partita. Sono arrivato secondo. GG. Però potevo fare meglio, ma... ragazzi, avete visto che laggate tirava a volte? Ecco, adesso random si attacca alla connessione. Almeno non bestemmio, non dico parolacce come nell'ultimo video che guardate, ragazzi. Sono dovuto stare attentissimo nei tagli perché ti giuro che mi chiudono il canale se la caricavo. Vi ringrazio, Black Ops 2 è sempre un piacere. Ditemi cosa ne pensate anche di Black Ops 3, quello che ho detto. Un commentino, un bel like, 200 sarebbe qualcosa di epico arrivarci. Quindi a questo punto non vi dico più penso per questo episodio. Basta passare da random e Call of Duty Black Ops 2 è tutto. E ciao, ragazzi.